Continuano le vaccinazioni presso la sala polivalente di Casoli. Da lunedì si sta procedendo con gli utenti fragili e le persone addette all'assistenza di anziani, malati e disabili. Sono qui presenti anche i sindaci di Casoli e di Altino. Continuano i vaccini per le persone fragili qui al centro vaccinale comunale. Per oggi stanno facendo i cittadini di Casoli, i cittadini di Altino e dei comuni limitrofi. Ricordo sempre che la ASL chiama a casa delle persone fragili per i comuni sopra i 3.000 abitanti, quindi tenete sempre il telefono sotto mano perché può arrivare la telefonata dalla ASL per la somministrazione del vaccino. Il centro vaccinale continuerà a effettuare le somministrazioni delle dosi e siamo tutti qua pronti per continuare questa grande battaglia importante per superare questa pandemia. Buongiorno, oggi insieme al sindaco di Casoli siamo qui perché siamo per un turno vaccinale che riguarda l'utenza con fragilità dei comuni di Altino e di Casoli. È una giornata in assoluta tranquillità e grazie anche all'organizzazione perfetta. Io consentitemi in questo momento di ringraziare, non perché qui, ma il sindaco di Casoli, tutta la sua struttura comunale, tutti i volontari, i medici impegnati in questa operazione di vaccinazione, diciamo, generale delle nostre comunità. Stiamo cercando di sostenere questo sforzo, dovremo fare ancora di più, quindi la vicinanza al sindaco di Casoli anche in questo, per quanto riguarda questo aspetto qui. Per quanto riguarda le vaccinazioni delle fragilità dei nostri comuni, gli utenti sono chiamati direttamente dal CUP e quindi tutto si sta svolgendo nell'assoluta regolarità e contiamo nei prossimi giorni di terminare questa fascia, diciamo, più delicata della nostra popolazione e poi pensare, insomma, alle altre utenze. Io ringrazio veramente di cuore il Comune di Casoli e per conto di questo il sindaco per questa disponibilità che ci ha dato a tutti noi comuni del nostro territorio. Grazie. Mi permetto di inserirmi, se possibile, Vincenzo, sì. Per dire che quando ricevete una chiamata e a casa ci sono più persone fragili che si devono vaccinare, fatelo presente al CUP. Guardate che c'è anche mio marito, che c'è mia moglie, c'è mio figlio, si deve vaccinare perché è fragile. Invece di fare un'altra chiamata, probabilmente loro prenderanno l'altro nome e lo inseriranno assieme, senza farci due viaggi. Questo è importante volerlo comunicare. Ho dimenticato e mi scuso anche il grazie alle forze dell'ordine che insieme ai volontari stanno disciplinando l'afflusso al centro. Sono operazioni sempre molto delicate perché le persone in qualche maniera reclamano la necessità di questa vaccinazione e quindi dobbiamo cercare di gestire anche questo animo così di attesa. Saluto il comandante della foresta. Quindi grazie ancora di cuore a tutti e, come diceva Massimo, nel momento in cui arriva la chiamata a casa, fate presente le situazioni che magari non si sono riscontrate o comunque sono in attesa di vaccinazione, ripeto, rispetto alle fragilità. Tutto il resto poi verrà di seguito. Buon lavoro. Grazie, a tutti. Buon lavoro.